se la riscoperta del sentiero dei minatori rappresenta l'infrastruttura fisica visibile a tutti, questo libro, che verrà condiviso con le testimonianze di Letto Manoppello, rappresenterà il cuore della storia industriale, della storia della fatica e del lavoro di tantissime persone che nei 12 paesi della parte settentrionale della Maiella furono forgiati al lavoro e miniere. Miniere che rappresentavano un giacimento, una ricchezza per quel territorio in passato, e quel know-how ha fatto sì che nel 1965 tanti andarono appunto in Belgio nelle miniere, in questo accordo di cui quest'anno ricorre il 70° anno dal 1945. Una storia importante che rappresenta il passato, il presente e il futuro, futuro turistico della parte settentrionale della Maiella. Uno sguardo capovolto, quello che il padre cerca di far capire alla figlia. È un gioco di speranza e di coraggio. Qualsiasi padre che voglia bene alla bambina, quando deve scendere in una miniera e tornare nero a casa, in un paese strano, perché non conosciuto come il Belgio, cosa può raccontare a sua figlia vissuta nelle vostre bellissime montagne? Che probabilmente questa miniera sia una montagna capovolta e che scendendo possa vedere le stelle. Un libro che con fantasia, semplicità e leggerezza entra nei cuori, come hanno detto i figli dei superstiti che hanno letto le pagine, dei bambini, dei ragazzi e degli adulti, per spiegare che i migranti di oggi siamo noi, i migranti di ieri.